che abbiamo in studio su Radio Vina Agrigento, a che gran serata, i nostri amici di Malarata 100% Terronacci. Buonasera a tutti! Vabbè, adesso non raccontarci tutta la storia perché l'abbiamo già sentita. Assolutamente no. E quindi, insomma, tu sei il vocalista. Non lo sapevamo. Hai conto di sorpresa anche tu. Cantante e il chitarrista. Fermati qua perché già stai facendo anche troppo, quindi presumo che già con questi due strumenti, la voce e la chitarra, vai alla grande. Vogliamo sentire anche qualche altra persona del gruppo, quindi dal momento che siete in quattro, famo spazio al nostro amico che si chiama... Ciao, sono Roberto. Fagli spazio, togli dalle palle. Ecco, diamo lo spazio al nostro amico che adesso anche lui ci racconterà qualcosina del suo gruppo. Rivolto alla fotocamera, perché poi altrimenti ti... Ma io non l'avevo visto. Ecco, perfetto. Non sei stato neanche attento. No. Salve a tutti, sono Roberto e sono il batterista dei Malarazza 100% Terrone. Ecco, perfetto. Noi abbiamo avuto il piacere di conoscere questo gruppo tramite, insomma, i canali social che vi vedono anche protagonisti, perché avete fatto delle realizzazioni. Possiamo parlare un po' di questo nome Malarazza? E poi anche il 100% Terrone. Allora, Malarazza è un nome che comunque già di per sé è abbastanza noto. Noi lo prendiamo da una canzone di Mourinho, Malarazza, che per l'appunto parla dei servi sfruttati dai padroni. Quindi la canzone parla di come questi servi debbano ribellarsi al padrone e acquisire anche loro una libertà e i diritti che gli spettano. Quindi l'origine è quella. Ecco, una tematica importante. Esatto, perché noi stessi, nell'essenza stessa del gruppo, cerchiamo di portare avanti questa tematica. Poi ovviamente affrontandolo in un modo differente, parlando della Sicilia, parlando dei personaggi che per noi rappresentano veramente la Sicilia, e insomma cerchiamo un attimino di portare fuori questa tematica, di svilupparla in un certo modo, ecco. Ecco, la cosa è bella perché parlavamo un po' canzi nel dietro le quinte con il nostro amico, che adesso ho il piacere di avere nuovamente al microfono, perché il nome Malarazza poi non è altro che anche un brano che è stato realizzato dal grandissimo personaggio della musica italiana, di cui la storia potrebbe riempire libri interi, Domenico Modugno, no? Sì. Ecco, un quindi, buon pilastro della musica italiana. Sicuramente. Ecco, io direi a questo punto, visto che i tempi sono anche stretti, di vedervi e sentirvi in action. Proprio entriamo nel grande piacere di sentirvi, di ascoltarvi. Ma c'è un pezzo che diciamo che è poi il nostro pezzo per eccellenza. Diciamo il cavallo di battaglia. Questo pezzo, sì. Perfetto, quindi il titolo del brano è Malarazza. Malarazza canta Piero. Ecco, è preparato, ragazzi. Vai. Lo servo tempo fa dentro la piazza, brigava triste in cruci e ci dicia: Cristo, ragioni, mi stravazza, mi sciatta un cari la via. Facciamo, facciamo, grazie. 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 Grazie
San Giovanni Gemini, se non sbaglio, no? Quindi però la formazione che è composta da 5 elementi, e vi vogliamo ricordare, quindi io do la parola a Giulio, il più alto della band, mi pare di capire. Sì, Giulio, ironia della sorte, sono il basso. È incredibile, il più alto che sono il più basso, pensate un po' come sono conciati questi da una sì, siamo 5 elementi comunque, di Cammarata, io, Piero San Giovanni, anche Pino di Cammarata, Roberto di Lercara e Salvatore Chianfalo, il nostro chitarrista. Che salutiamo, come giusto che sia. È il nostro polistrumentista, viene da San Giovanni in Gemini. Ecco, quindi avete fatto questo bel gruppetto che, insomma, siete legati da questo genere musicale, ti puoi anche avvicinare, così abbiamo il piacere di avervi tutti i prossimi qui anche a dire la vostra. Giulio, ma la razza 100%, abbiamo visto, o meglio sentito, qualche cosa che ha dell'importante. Il vostro stile è un folk rock, no? Sì, folk rock. Rock perché, come tutti i ragazzi della nostra età, diciamo, siamo attratti da quei dei grandi gruppi tipo la Zeppelin, il Purple, esatto. Esatto. Però noi abbiamo voluto portare le tradizioni della nostra terra, quindi il folk, nella nostra musica. Però per folk non parliamo solo di tarantelle siciliane o cose così, sono pure pizziche pugliese, esatto. Ma anche a livello europeo, tipo ballate celtiche o ballate balcaniche, insomma nella nostra musica c'è molta influenza di tradizione europea. Che direi anche un'influenza culturale non indifferente, perché esatto. Sicuramente è valido il discorso che fate sul folk, perché insomma Agrigento poi come folk sapete benissimo è il mandolinfiore, è un fiore all'occhiello, potremmo dire, di questo folk in genere. Allora, insomma, abbiamo detto di questo primo brano che è, insomma, dedicato a, diciamo, Domenico Modugno, che è colui il quale l'aveva realizzato, voi l'avete riproposto, sì. Diventa il vostro biglietto da visita, come si può dire in questi casi. E sì, poi l'abbiamo riproposto in chiave rock folk, ma questo ce l'ha permesso in particolare la fisarmonica, che è qui anche stasera, ed è Pino Amorino. Ecco, Pino, insomma, tu sei colui il quale che con la fisarmonica rende piacevole questo genere, no? Sì, perché lo arricchisce, insomma. Sì, in realtà la fisarmonica è uno strumento popolare, tradizionale, se vogliamo, anche se si studia pure al conservatorio, però in realtà riesce a dare quel tocco che non so quanto riuscirebbe un altro strumento più magari tra virgolette moderno come la tastiera elettronica per dire cose del genere. Certo. La fisarmonica ha già un'arma. Sicuramente la fisarmonica ha il suo fascino, poi come un po' tutti gli strumenti, però dà quel tocco in più che è sì. Proprio caratteristico della musica folk. È vero. Beh. Infatti si sposa benissimo con tutto il discorso della razza, perché quello che cerchiamo di fare alla fine, no? Di portare il folk, la tradizione, con la giusta innovazione, un po' in giro quando facciamo serate, quando produciamo musica. Ecco, è bello insomma questo vostro abbinare le due formule musicali, viene fuori un mix molto valido, eh? Ecco. Dire che una cosa sì, è abbastanza riuscita, davvero. È apprezzata. Allora, torniamo con il nostro cantante, con il quale ha in mano la chitarra ed è quello che ci sta facendo assaporare in questo evento vissuto qui sulla Rina Agrigento, al Che Gran Serata, alla musica suonata e cantata da lui, nonché dal gruppo ovviamente, sì, perché insomma ti supportano. Prima di andare al finale, è giusto che vogliamo sentire un altro brano per poi presentare quello che è il grande momento che vi vede protagonisti con l'ultima canzone, che poi ha anche un video. Allora noi avevamo pensato di fare Sicilia Mia, che è appunto il titolo del nostro CD, sì. Del nostro primo CD. Ah, e parla un po' della bellezza della Sicilia. Il nostro CD è caratterizzato... Vedo già la fotografia, anzi, a proposito, il primo pezzo parla appunto della nostra situazione sociopolitica, insomma un pezzo abbastanza reale, un pezzo che parla di veramente di realtà, di quello che stiamo vivendo tuttora. Il CD è uscito 2 anni fa, quindi ora siamo ancora peggio di 2 anni fa, quindi ci posso descrivere un pezzo. Comunque, non finiremo mai. Non si finisce mai. Esatto, infatti. E poi da lì passiamo a Sicilia Mia, che prima abbiamo parlato male, diciamo, della nostra terra, della mafia, di tutte queste cose, delle cose negative. Delle cose negative. Però, però c'è anche la natura, certo, che non ti smentisce, sì, ricambia tutto, e senza voler nulla, poi tra l'altro. Infatti, anche noi la nostra terra la amiamo.
anche giusto parlarne in senso positivo, poesia, ecco. Esatto, quindi allora vi lasciamo all'ascolto di quest'altro brano che i Malarazza 100% Terrone ci offrono. Non ci provo, dai. Ci sono un ritorno del fuoco che sia passione e poesia, l'universo sboccia la notte che si nasconde sulla via. Bella notte sotto l'amore, tra le bellezze e il cuore, tra le scatte, tra la sardone, tra il sole in Sicilia. Della vita, canto la terra delle vita, canto del vento, canto del mare, canto dell'arte per creare. Belle notte, certo l'amore, tra le bellezze, partite il cuore, tra il canto, tra l'amore, tra il sole e Sicilia. Ah, Sicilia mia. Ah, Sicilia mia. Ah, Sicilia mia. Diciamo che io nei concerti sono molto coperto da loro, perché riempiono davvero, ma non solo musicalmente parlando, a livello proprio di scena, proprio riempiono. Cioè, c'è una coreografia. Diciamo che siamo tutti presenti nella scena, e questa è una cosa bellissima. Stai dicendo che non ti diamo spazio, chiedo scusa. E quindi te la stai prendendo ora. Diciamo che... Si è vendicato, ragazzi, di voi, perché magari scena è un po' messo dietro le quinte, invece adesso lui è il protagonista, potremmo dire no. A livello musicale loro sono molto più presenti, secondo me, perché io mi concentro molto sulla voce, invece a livello proprio strumentale loro sono molto più presenti, esatto. Però non c'è bisogno di essere così buffiato, però insomma, te ne stanno dicendo di cose di cose che stanno sfogando stasera, ragazzi. Allora, però adesso, insomma, dal momento che stiamo già raggiungendo il limite relativamente agli spazi orari del programma, volevo affrontare con voi a giro questa tematica del video che avete proposto dell'ultimo brano, che è molto interessante, di profonda attualità, perché comunque rimane sempre nell'attualità, ed è un aspetto storico che ha una tragedia, vede solitamente come input del brano, però una speranza, un qualcosa che deve fare riflettere. Quindi il brano si intitola Zio Pino, ok? Quindi chi vuole iniziare a parlarne di questo brano, perché ha un'importanza valida, perché è dedicato a Don Pino Puglisi. Sì, esatto, il brano è dedicato a Don Pino Puglisi, e come ho detto prima, noi parliamo della Sicilia, parliamo dei personaggi siciliani, uno di questi è Don Pino Puglisi. Allora, il brano inizia da un'idea di Salvatore Alessi, che non è presente con noi qui, che sarebbe il chitarrista e polistrumentista. Da lì parte una ricerca per l'argomentarsi su questo personaggio, quindi Salvatore inizia a guardare documentari, inizia a leggere libri, insomma si sente ispirato e porta all'interno della nostra sala prove quello che è un riff, è quella che è sostanzialmente l'idea di parlare di Pino Puglisi. Noi ovviamente l'accogliamo pienamente, perché siamo tutti pienamente d'accordo, e da lì nasce il brano, ecco. Questa è stata la genesi un attimino di quella che è stato il brano dedicato a Don Pino Puglisi. Poi, se qualcun altro vuole intervenire... Sì, perché comunque l'argomento è molto bello da un punto di vista della vostra voglia di realizzare qualcosa che ha un senso anche nella riflessione. La gente che... Io almeno, ripeto a dire, non vi conoscevo, quindi... perché siete tantissimi gruppi, ho avuto il piacere di scorgere
di scrutare nei vostri profili quello che è il gruppo, questo brano mi ha preso tanto, quindi insomma una tematica che fa riflettere, come abbiamo detto prima. È stato girato il video dove, Giulio? Allora, il video è stato girato a Borgo Regalmici, che è un borgo abbandonato nel territorio di Castronovo Sicilia, in provincia di Palermo. Sì, come dicevi tu, è una tematica forte. A noi ci piace spiegare che in questo video abbiamo voluto mettere tanti segnali che rappresentano la Sicilia, ad esempio si vedono sacchi di tuta in testa come che c'è in Sicilia, però come potrebbe essere frainteso, non è così, tipo la tarantella che si balla alla fine non si balla sul defunto, ma vuol dire che nonostante lui sia morto, Padre Pino, il suo insegnamento non è morto, quindi dalla sua morte inizia la rinascita di tutti quelli, diciamo, che credevano in lui e quindi ai suoi ideali, ai suoi valori. Esatto. Ed è rappresentato da un fiore che nasce in mezzo alle pietre nel video. Certo, questo io vi suggerisco di andare a vedere, è presente il video, anzi se me ne dice qualcuno, ecco, io farei intervenire il nostro amico per insomma pubblicizzare, promuovere questo vostro video, che lo si può trovare su YouTube, ma raccontando un attimino come fare, insomma la gente che ci sta seguendo attualmente, insomma è semplicissimo, basta andare... Sì, ma alla fine è facile, basta andare su YouTube e digitare Zio Pino con la razza, dovrebbe comparire fra i primi risultati, e in ogni caso comunque c'è sempre la nostra pagina Facebook, che è Malarazza 100% Terrore, e lì troverete tutte le novità che riguardano il gruppo, le interviste, i video, eccetera eccetera, no? Un po' tutto quello che volete sapere. Diciamo pure, mettete mi piace, se poi volete anche interessarvi non sarebbe male. Ecco, vedi, il ragazzo ha preso coraggio, siamo quasi alla fine, ma ha preso coraggio. Io vorrei tra un po' poi chiuderla questa intervista, che è molto bella, vi voglio ringraziare intanto per essere venuti. Grazie a te, io voglio veramente ringraziarvi perché insomma che gran serata è un appuntamento di musica e intrattenimento dove si vengono a trattare tematiche di ogni genere, in particolar modo laddove c'è arte e creatività. Noi siamo ben disposti a proporre tutti questi ragazzi, tutta questa gente che ha nel suo io qualcosa da dimostrare, da donare a chi ci sta seguendo. Vorrei chiudere... Possiamo magari, se vuoi, sai, magari qualche altro minuto, possiamo fare qualche altro pezzo, ma proprio... Sì, io te lo concedo perché abbiamo ancora 7 minuti, quindi 2-3 minuti li possiamo dedicare. Cosa ci fa sentire? Io le faccio sentire, ti faccio sentire, Festa. Sentiamo Festa, Malarazza 100% Terrone, a Radio Agrigento, anche in gran serata. La 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 la
portare avanti un discorso anche da parte vostra, che siete molto giovani, legato alle tradizioni, legato a quella che è la nostra terra, insomma qualcosa di quello lo state proponendo. Io vi ringrazio anche per averci donato questo live in diretta sulla Rina Grigento. Poi lo posteremo su Facebook, condividetelo, fatelo girare. È un piacere, ecco. È un piacere, anche perché crediamo molto nei nostri pezzi e ci interessa che le persone vedano anche come lo facciamo, esatto. Non solo come lo facciamo, ma come lo facciamo. Siamo ai saluti, chi volete salutare velocemente? Naturalmente vogliamo salutare tutti quelli che ci seguono e anche Salvatore Alessi, che magari è lontano. Male, perché lui è lontano e ritornerà e faremo tante serate. Almeno speriamo. Allora, io mi auguro di avervi ancora ospiti qui in trasmissione, o chissà, magari presentarvi in qualche occasione. Perché no? Vorrei chiudere la puntata di quest'oggi direttamente con voi, che siete l'orgoglio del vostro paese e comunque della Sicilia, perché portate avanti un bel discorso, e propongo a chi ci sta seguendo, salutando intanto voi, la parte tecnica curata da Emilia Agostino, la collaborazione di Ninfa Leone, Fausto Bruccoleri, Giusy Terrazzi e Maria Vecchio, nonché l'ospitalità che ha avuto con noi il nostro amico Lillo Arcieri. Vi saluto, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Inne. Noi torneremo mercoledì prossimo e chiudiamo in bellezza con i Malarazza 100% Terrone ed il brano che sta andando per la maggiore. Vi invito a sentire e a trovare anche su YouTube, dal titolo Zio Pino, a Radio Inne Agrigento. A che gran serata! Ciao, buona serata! Tu sei l'unica radio per me, tu sei l'unica radio per me, Radio in Agrigento. Ammazzarono Luparrino, l'ammazzarono, fu due corpi di scopetta dritti in testa, ed ora cacco dallo sole che ne arresta, solo odio, prepotenza ed omertà. Ammazzarono Luparrino, l'ammazzarono proprio giorno che nascio, e cuscente fu dire incontro a morte, senza scanto sfidò la propria sorte, come un pace chiudava pure a tutti, ma ora in terra cruttori carumbati, i picciotti della strada li son figli, la potenza di un messaggio troppo grande. Thank you.
Marrino ci spararono, ma un si morì solo si si perde a vita. Un capello che era un uomo troppo forte, che un si scanta di tagliare in faccia a morte. Come un pace gli dava amore a tutti, ma ora in terra quello cuore che non batte. Li picciotti della strada li suoi figli, la potenza di un messaggio troppo grande. Ci spararo allo Marrino, ci spararo, ma nessuno si scorda chi omu era. La virtù e la speranza predicava. E non sciore, mezze pece ci crescea. La virtù e la speranza predicava. E non sciore, mezze pece ci crescea. Compleanno, parrino!